Solan Battista Circosta, nato a? A Gioiosa Ionica. Gioiosa Ionica, Calabria. Noi abbiamo appena spento le luci sul premio Marconi, che rappresenta per il circolo artistico il fiore all'occhiello durante la stagione artistica. Ne veniamo vanto, andiamo fieri, proprio perché il premio Marconi si è inserito autorevolmente nel panorama artistico nazionale e si è inserito in virtù degli artisti che durante la stagione, le stagioni artistiche che vanno dal 1989 ad oggi abbiamo premiato i maggiori artisti contemporanei. Basta leggerne i nomi, quest'anno l'ho fatto più volte perché è chiaro che questo si riflette su quella che è stata l'attività del circolo, ma sulla, diciamo così, sulla concezione che noi del circolo ci siamo fatti da un certo momento in là, altrimenti se non avessimo fatto qualcosa di diverso, questa sarebbe una galleria come le tante altre che ci sono in Bologna e nelle città italiane. Invece il circolo ha ritenuto di dover assolvere una funzione educativa, questo io l'ho capito leggendo gli atti del circolo relativi alla sua nascita nel 1879. Queste cose le ho già dette, ma le ripeto perché vedo che il pubblico per stasera è diverso anche. Ma i cui fondatori e promotori del circolo furono niente meno che Carducci, Panzacchi, Uriani, cioè i grandi notabili del tempo. E oggi Nanni è uno dei cinque maestri contemporanei dell'arte italiana che Bologna vanta. Maestro Nanni, assieme a Funiberti, assieme a Concetto Tosato, secondo me, assieme a Bendini, assieme a Bendini. Però ho fatto nomi di maestri che sono stati premiati con il Marconi, perciò Mario Nanni è uno dei primi premiati. Quest'anno abbiamo premiato un altro maestro d'arte contemporanea che è Bendini e poi Mascalchi, che è il direttore dell'Ateneo delle Belle Arti. Alfredo De Paz è il... ha detto facciamo un premio per Ateneo. Alfredo De Paz è niente meno che docente di metodologia della critica d'arte all'Università di Bologna e perciò qui assieme alla Monica Miretti, critica d'arte già affermata con la quale noi abbiamo avuto una collaborazione molto 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 lunga, ha presentato l'artista in mostra e qui abbiamo a fianco il critico Alfredo De Paz e Mario Nanni al quale dobbiamo rivolgere veramente un saluto perché è un decisivo. Spesso quando è molto meglio. Bene, l'attività che il circolo svolge sul piano educativo, lo sapete, ma il circolo svolge anche un'attività editoriale. Chi è quella galleria d'arte, non dico in Bologna, ma anche in Italia forse, che pubblica una galleria d'arte a sostegno non solo delle attività del circolo, ma anche delle attività che nell'area nazionale e anche internazionale, quando si parla delle Basilea, quando si parla una di rivista, vostra... una rivista. Questa, cioè, no? È la durata. 59 numeri, è la durata, dice Mario Nanni. E ha ragione, perché quante riviste sono nate nel volgere di due o tre anni si sono sparite? E noi invece, piano piano, lemme, come si dice, da 30 anni, da 40 anni, anzi, andiamo avanti e oltretutto accogliamo tutti, perché un'altra caratteristica del circolo, molto avversata da tanti artisti, giovani o meno giovani, anche qui all'interno, anche qui anche forse il nostro, è quello di non respingere nessuno, di accogliere tutti e di inanellare durante la stagione artistica 4-5 mostre oramai a favore dei soci, dei soci artisti, dei soci che dipingono. Questa mostra di Giambattista
si scopre, beh, lui è, ho fatto dire dove sei nato, è calabrese, per me, che sono meridionale, anche io, è una mostra eclatante, mi viene fatto di dire così da Chito, poi esaminandola ancora più ti accorgi che c'è un lavoro serio, interessato, significativo, è un mondo tutto da scoprire, ma il mondo da scoprire nell'area artistica sono i critici e gli storici dell'arte che sono preposti a. E perciò diamo la parola a Monica Miretti, che l'ha presentata in catalogo e che è qui con noi, e la ringraziamo per questo.